Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo un'altra tipologia di esercizio. In questo caso ci viene chiesto di determinare il valore della concentrazione di una soluzione che deriva dal mescolamento di due soluzioni a diversa concentrazione contenente logicamente lo stesso tipo di soluto. La relazione che applichiamo è la seguente, quindi V con 1 C con 1 più V con 2 C con 2 uguale a V con 3 C con 3. È necessario andare a determinare tutti i valori, eccetto chiaramente l'incognita che sarà il C con 3. Vediamo cosa ci richiede. Abbiamo quindi 25 grammi di soda che vengono sciolti in 350 ml di acqua. Quindi dobbiamo andare a determinare la molarità di questa soluzione, quindi 350 millilitri, dobbiamo andare a determinare la molarità. Per determinare la molarità ci calcoliamo il numero di mol di soda, quindi il numero di moli di NaOH sarà pari a 25 grammi fratto, il peso molecolare sarà 40 grammi su mole. Il valore che ne scaturisce sarà 0,625 moli. Ora ci determiniamo la molarità, sarà pari a 0,625 moli, fratto, dobbiamo esprimere i millilitri in volume, 0,350 litri, il risultato che otteniamo è 1,700. 85 molare, per cui il becker, diciamo, la soluzione che abbiamo preparato sarà di molarità pari a 1,785 e il volume pari a 350 millilitri. Cosa mi chiede l'esercizio? Mi dice che di questi 350 millilitri ne prelevo solamente 200 millilitri e questi soltanto 200 millilitri che devo andare a sciogliere, quindi a diluire, con una soluzione di sempre 350 millilitri 0,2 molare. Quindi alla fine io andrò a miscelare 200 millilitri 1,785 molare con 350 millilitri 0,2 molare. Ci dice una cosa importante l'esercizio, ci dice che i volumi sono additivi, per cui non ci preoccupiamo se ci sia stata variazione di volume. Quindi possiamo dire sicuramente che il volume finale della soluzione, quindi il V con 3, sarà pari a 550 millilitri. Sappiamo che il volume, il V con 1, è pari a 200 millilitri di concentrazione 1,785 molare. Il volume 2 è 300 50 millilitri, avente una concentrazione di 0,2 molare, quindi non ci rimane come unica incognita il C3, quindi pari a X. Applichiamo la formula trasformando chiaramente i millilitri in litri, quindi avremo V con 1, C con 1 più V con 2, C con 2 è uguale a V con 3, C con 3. Quindi il primo volume sarà 0,200 litri per 1,785 molare più 0,350 litri per 0,2 molare è uguale a 550, quindi scusate, 0,550 litri per C con 3, che è l'incognita.
andando a risolvere il problema, uscirà che io accelero chiaramente i calcoli, C con 3 mi darà come valore 0,776 molare. Per cui la soluzione contenente 550 millilitri, che derivano dai 200 millilitri di una soluzione 1,785 molare, più 350 millilitri di una soluzione 0,2 molare, chiaramente sempre di idrossido di sodio, alla fine otterrò una concentrazione intermedia che è pari a 0,776 molare. Questo è anche un modo di procedere per andare a determinare la concentrazione finale di una soluzione titolata se voglio sfruttare due soluzioni note, a concentrazione note. Chiaramente la soluzione che ne deriva avrà una concentrazione che è intermedia tra le due, a seconda proprio di quanto deve essere diluita. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.